Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6. Regione e ASL di Pescara al lavoro per cercare di risolvere le criticità del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. Previsti nuovi posti nell'ex ospedale Covid e al San Massimo di Penne. Il servizio di Paolo Renzetti. Pronto il piano della ASL per il pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, una serie di interventi articolati su molteplici azioni, alcune da attuare in tempi brevi oltre di medio periodo, per affrontare le criticità legate al sovraffollamento dell'ospedale di Pescara e in particolare del presidio di primo intervento. Di questo si è parlato nel corso di un incontro che si è tenuto presso l'assessorato regionale alla sanità, presieduto dall'assessore Nicoletta Verì e a cui ha partecipato anche il professor Leonardo Paloscia, primario dell'UTIC di Pescara. Stiamo lavorando intanto cercando di migliorare l'eccessiva affluenza. Dal 1 luglio dovrebbe aprire questa centrale unica del 118 Pescara-Chieti, che consentirà di fare un presmistamento dei malati, avendo davanti il cruscotto con i vari codici presenti nei rispettivi pronto soccorso. Questo dovrebbe avvenire al 1 luglio. Purtroppo i pazienti che arrivano con il 118 sono solo il 30% dei pazienti che affluiscono in pronto soccorso, quindi bisogna occuparsi anche dell'altro 70%. Come si affronta? Da una parte la regione ha deciso di fare un bando per specialità equipollenti, quindi faremo un bando per cercare di assumere altri medici che mancano nell'ospedale di Pescara, nel pronto soccorso in particolare, mancano, e però con la tecnica dell'equipollenza, cioè che vuol dire? Vuol dire che per accedere a questi posti si possono prendere anche specialisti in anestesia e rianimazione, in cardiologia eventualmente, in chirurgia, insomma anche specialità che comunque sono vicine al pronto soccorso pur se non sono proprio preponderantemente della medicina d'urgenza. Questo per quanto riguarda il fronteggiare l'eccessivo afflusso. Il professor Paloscia ha poi spiegato che per snellire l'afflusso di degenti nei reparti sono stati già reperiti nuovi posti letto. I reparti sono tutti stracolmi, quindi i malati stazionano in pronto soccorso ore e ore, anche giorni e giorni, prima di trovare il posto letto. Da questo punto di vista siamo riusciti a recuperare circa 10 posti letto nella palazzina C, la palazzina che oramai è nota come ospedale Covid, ma che non è più ospedale Covid, e siamo in attesa di aprire 20 posti letto che sono già pronti nell'ospedale di Penne. Anche qui i letti sono pronti, il reparto è pronto, gli infermieri ci sono, mancano i medici, ci vogliono 4 medici almeno per poter aprire questa struttura. Sono 1.345 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 1.876 tamponi molecolari e 5.037 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 19,46%. Si registra un decesso recente che fa salire il bilancio delle vittime a 3.373. Continuano a salire gli attualmente positivi al virus, che sono 22.388, più 1.075 rispetto a ieri. Stabili di fatto i ricoveri, 112 pazienti sono in ospedale in area medica, più 1 rispetto a ieri, 4 in terapia intensiva, dato invariato. I guariti nelle ultime 24 ore sono 268, i nuovi positivi sono residenti, 375 nella provincia dell'Aquila, 314 in quella di Chieti, 265 in quella di Pescara, 311 in quella di Teramo, 26 da fuori regione, mentre per 53 sono in corso verifiche per l'accertamento. Nell'ultima settimana sono emersi 7.590 nuovi casi. La variazione rispetto ai 7 giorni precedenti è pari al più 52%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti continua a salire e arriva a 596. Il tasso di occupazione dei posti letto è al 2% per le terapie intensive, all'8% per l'area medica. Dopo la levata di scudi del Movimento 5 Stelle contro il progetto del Comune per il nuovo ferro di cavallo, arriva la risposta del sindaco Carlo Masci, che assicura la nascita di una vera eccellenza per la città di Pescara. Vediamo.
Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Pescara Carlo Masci dopo l'annuncio dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di scendere in piazza con cittadini e residenti per chiedere una modifica al progetto del nuovo ferro di cavallo che sorgerà nel quartiere Rancitelli. Ma i 5 Stelle quali? Quelli di Conte o quelli di Di Maio? Perché il punto è anche questo. Ma noi li conosciamo i 5 Stelle, sono quelli che dicono sempre di no, che vogliono impedire di fare qualsiasi cosa. Loro non potevano neanche immaginare minimamente che ci sarebbe stata un'amministrazione che avrebbe tranquillamente puntato all'abbattimento del ferro di cavallo, un'impresa definita impossibile da tutti, tant'è che nessuno aveva mai pensato un'operazione del genere. Noi invece come le formichine abbiamo fatto un passo alla volta e oramai siamo quasi al punto di arrivo, noi abbatteremo il ferro di cavallo. La garanzia per i cittadini che noi faremo le cose che si devono fare è data dal fatto che quando abbiamo detto una cosa l'abbiamo fatto e che per 50 anni i cittadini hanno vissuto con il ferro di cavallo lì, la cosa più degradata che ci fosse a Pescara e che era un simbolo del degrado assoluto non soltanto a Pescara, era un cancro che bisognava estirpare e noi lo stiamo facendo. Il primo cittadino poi detto che troverà posto nei nuovi alloggi solo chi ne ha diritto ed è in possesso dei requisiti di legge. Fino a prima che arrivassimo noi le case venivano consegnate anche ai delinquenti, si permetteva l'occupazione abusiva anche dei delinquenti e noi i delinquenti li abbiamo cacciati, questo è il tema, e non daremo sicuramente case ai delinquenti, ma daremo case eventualmente che si ricostruiranno, dovunque si ricostruiranno, a persone serie, ci sono le famiglie disagiate che ne hanno bisogno, ci sono i giovani che si sposano e che non hanno casa e che hanno bisogno di casa, ci sono i padri separati, le madri che hanno figli e che non hanno la possibilità di avere un alloggio, a queste persone noi dobbiamo pensarci. Il Comitato Cittadino per la Salvaguardia e il Rilancio di Chieti scende in campo per difendere il Policlinico e lancia un appello ai consiglieri comunali a mettere da parte le casacche dei rispettivi schieramenti partitici per trovare una linea comune in difesa della collettività e delle sue esigenze che nel campo della sanità si identificano con quelle di un più ampio territorio. Ciò in vista della seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Chieti sulla sanità in programma lunedì 27 giugno. Il Comitato teme infatti il potenziamento del nosocomio teatino se dovessero passare le osservazioni ministeriali al piano regionale ospedaliero che prevede 4 DEA di primo livello, comprese le strutture che attengono alle discipline più complesse per Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, e nessun DEA di secondo livello. Ma da Roma, dicono dal comitato, si insiste per un DEA di secondo livello che, stando a voci trapelate o messe in giro ad arte, dovrebbe essere quello di Pescara, con conseguente ridimensionamento di fatto degli altri nosocomi. Dopo la riconferma delle 4 vele di Legambiente, il presidente dell'area marina protetta Torre del Cerrano, Fabiano Aretusi, traccia quelle che sono le attività che accompagneranno i turisti durante la stagione estiva. Stefano Recanati. La costa del Cerrano anche quest'anno è stata insignita con le 4 vele della Guida Blu di Legambiente, un riconoscimento che va a sommarsi ad altre 2 ulteriori conferme come quelle della bandiera blu e della bandiera verde assegnata dai pediatri italiani per quelle spiagge a misura di bambino, riconoscimenti che soddisfano il presidente dell'area marina protetta Torre del Cerrano, Fabiano Aretusi. Noi naturalmente siamo già non alle porte ma con l'estate che è già iniziata, proprio per questo abbiamo preparato, iniziato da tanto tempo insieme alle guide del Cerrano, una serie di attività che ci permettono di far conoscere l'area marina protetta, di viverla anche nell'ottica di una promozione del turismo sostenibile e responsabile. Diverse sono le offerte proposte, dalle visite guidate in snorkeling alle attività in ciclo escursionismo ed inoltre attività di yoga all'alba oltre ai concerti al sorgere del sole, mentre con l'inizio della stagione estiva è stato riattivato il campo boa di Ormeggio proprio di fronte all'area marina protetta, così da permettere alle imbarcazioni di potersi fermare senza buttare l'ancora. E vanno avanti anche le vostre attività amministrative perché comunque firmate protocolli quasi ogni giorno? Assolutamente sì, ci sono stati nell'ultimo periodo tantissimi protocolli d'intesa con le associazioni del territorio che sono una parte fondamentale della crescita dell'area marina protetta. Io ricordo sempre il termine, l'importanza dei volontari che sono persone che mettono a disposizione le proprie capacità sul nostro territorio. Oggi ne abbiamo firmato, siglato proprio uno con Legambiente a cui ci lega una storia anche per
lo sviluppo dell'area marina protetta, i corsi di formazione per il turismo ambientale, i corsi che ci sono stati ultimamente insieme alle Legambiente e alla protezione civile regionale per fronteggiare l'eventuale sversamento di inquinanti a mare. Quindi questo firma di un protocollo è soltanto il percorso che avevamo già intrapreso da tempo e che proseguirà anche in futuro. Con fondi comunali superiori a 500.000 di euro sono stati finanziati i lavori alla scuola di Piano Daccio a Teramo. Questa mattina il via agli interventi di riqualificazione. Il servizio. Quello che stiamo facendo da tanti anni lo facciamo qui nella scuola di Piano Daccio, oggi con un intervento significativo, con soldi e risorse del bilancio comunale, quindi una scelta politica forte che nasce da un'interlocuzione con il territorio, con i comitati di quartiere di Piano Daccio e di Nepezzano, con l'istituto scolastico, un confronto partecipativo che ci consente oggi di restituire, anzi di far nascere un piccolo polo scolastico in un'area significativa del nostro territorio per consentire ai nostri bambini, al nostro futuro, di vivere gli spazi scolastici nel modo migliore possibile. Oggi siamo qui a inaugurare il cantiere e speriamo prima della riapertura, quindi nel mese di settembre, di poter venire qui a inaugurare la scuola nel vero senso della parola. È un'attività importante, sono 550.000 euro che l'amministrazione ha messo di fondi propri per poter realizzare questo importante progetto. I lavori contempleranno il rifacimento del manto di copertura, la realizzazione di una scala d'emergenza e un impianto importante di ricambio dell'aria che sarà il primo impianto, diciamo, a norma Covid, che garantirà ai ragazzi che stanno all'interno di non respirare, diciamo, sempre la stessa aria o di tenere le finestre aperte. Quindi è la prima scuola nel teramano che avrà questo impianto e che potremo definire sicuramente un impianto innovativo sotto il profilo anche sanitario, quindi gli aspetti non sono solamente quelli della prevenzione incendi, della messa a norma impiantistica e rifunzionalizzazione della struttura, ma anche sotto un profilo sanitario abbiamo pensato di dare, diciamo, un qualcosa in più. Questo importante progetto prevede un ulteriore step che faremo negli anni successivi di realizzazione di uno spazio all'interno del giardino che sarà adibito ad attività, praticamente attività ginnica e attività motoria dei ragazzi, quindi il progetto si concluderà con la realizzazione di uno spazio per l'attività motoria, ma che non possiamo fare in questa fase, ma faremo nei prossimi anni. Torna a nuova vita in Piazza della Rinascita a Pescara l'Urban Box, che sarà punto di informazione per i turisti in città. Vediamo il servizio. L'Urban Box torna a nuova vita, diventa il punto davvero fondamentale, importante per i turisti ma anche per i cittadini per chiedere informazioni, ma non solo. Sì, l'Urban Box torna a nuova vita e voglio sottolineare con un pizzico di orgoglio che non sarà più una vita temporanea, ma l'Urban Box ormai vivrà 365 giorni l'anno. In questa prima fase l'Urban Box sarà un punto di informazione turistica, da settembre grazie a un accordo con l'università diventerà, oltre a un punto di informazione turistica e di promozione del territorio, anche un centro importante a livello culturale con la collaborazione, come dicevo prima, dell'università. Sarà aperto 365 giorni l'anno e sarà un punto fondamentale per la città. Offrirà non solo un supporto cartaceo con i metodi tradizionali, ma anche un supporto online con cui chiunque con un QR code potrà in tempo reale sapere qualsiasi informazione di Pescara, i servizi, i musei, le farmacie, le biblioteche e soprattutto agli eventi che si terranno nella nostra città. Era una priorità creare per Pescara un centro di informazione e di promozione del territorio che a mio giudizio Pescara non ha mai avuto negli anni. Voglio ricordare che è importante non solo avere l'informazione turistica ma anche promuovere la città. L'anno scorso Pescara ha dimostrato di essere meta di tantissimi turisti, abbiamo fatto numeri da record, quest'anno già a maggio abbiamo confermato questo trend e io credo che Pescara debba essere promossa perché la sua vera vocazione è quella turistico-commerciale. Quella di domani sarà una domenica al voto per due comuni in Abruzzo per il turno di ballottaggio. Urne aperte solo domani dalle 7 alle 23 nei comuni di Ortona e San Salvo. A Ortona la sfida è tra il sindaco uscente Leo Castiglione, in vantaggio al primo turno con il 42,25% delle preferenze, e Ilario Cocciola, che ha ottenuto il 35,13% e che nei giorni scorsi ha formalizzato l'apparentamento con Angelo Di Nardo. A San Salvo il testa a testa sarà tra Emanuela De Nico, 47,9% al primo turno, e Fabio Travaglini 42,71% al primo turno. Chi vincerà prenderà il posto di Tiziana Magnacca.
Sono 16 le persone cui sono stati consegnati ieri i premi Teramani rispettivamente dedicati ad Anna Pepe e Gian Domenico Di Sante. L'organizzazione è stata curata dall'associazione Teramo Nostra. Vediamo. E anche quest'anno abbiamo l'onore di accogliere in questa bellissima location nel Chiostro della Madonna alle Grazie due premi importantissimi in realtà. Il premio Anna Pepe, rivolto alle donne che con la loro professionalità hanno lasciato un segno e continueranno a farlo nella nostra comunità, e l'altro, quello alla Teramanità, intitolato Gian Domenico Di Sante, che è rivolto a uomini e donne che sempre il loro spirito di iniziativa, la loro importanza contraddistinguono l'essere teramano. E io sono molto onorata, molto contenta di poter venire qui anche quest'anno a portare il saluto dell'amministrazione. Secondo il nostro giudizio rappresentano tutte le fasce, tutti chi si è impegnato per far crescere la nostra città. Quindi siamo contenti perché abbiamo un bel parterre di premiati che rappresentano sia la nostra città che la nostra provincia. Sabato 25 alle ore 17, sempre 19, in questo chiostro ricordiamo Alfonso Sardella, Lucio Cangeliere e Mirko Papire, che sono stati tre grandi poeti che hanno fatto la storia del Novecento, della poesia terramana. E in più verranno tutti i poeti della nostra provincia a declamare poesie di cui, sia personali che di Alfonso, di Lucio e di Mirko. Si è tenuta presso la sala della provincia di Pescara la premiazione dei vincitori del premio Medicina Abruzzo, riservato alle eccellenze della sanità abruzzese. Vediamo. Importante appuntamento con la 14ª edizione di questo evento, professor Palca, un evento che vuole mettere in evidenza le eccellenze della medicina abruzzese. Sì, è vero, questo è il 14esimo anno, io credo di aver partecipato a tutti i 14 anni, quindi insieme al dottor Mennucci, all'amico Mennucci e agli altri, diciamo così, che hanno contribuito a questo award, chiamiamolo così in inglese, molto molto importante perché è molto conosciuto, e poi anche perché da questo si è differenziato l'altro che facciamo in autunno, e cioè il premio Medicina Italia, in cui saranno premiati in questa giornata i nostri cari medici abruzzesi che meritano questo premio, mentre in autunno, a dicembre, premiamo invece a livello medici a livello italiano. Appena da un anno il comitato scientifico si è per così dire inserito, quindi dobbiamo ancora mettere bene a posto l'ingranaggio per dare un risalto, diciamo così, sempre maggiore a questo premio abruzzese, e quindi ci lavoreremo a partire già da questi giorni perché si faccia e si conosca anche meglio questo comitato scientifico, perché ci sono due rettori, ci sono il professor Crescente e il professor Diglio, io che sono genetista, il professor Vacca che è stato preside della facoltà di farmacia, il professor Battista, un altro glorioso della facoltà di medicina, quindi dobbiamo, insomma, con questo comitato dare un improvement a questo award. Ed ora lo sport. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, in visita ad Atri per il Gran Gala del Calcio Abruzzese, ha parlato del movimento italiano e della situazione delle due squadre professionistiche abruzzesi. Sulla questione Teramo, Gravina è chiaro, sarà la Covisoc ad esprimere una valutazione. Il servizio di Jacopo Forcella. Presidente Gravina, in Abruzzo l'Abruzzo non è mai per lei una terra come tutte le altre. Beh no, l'Abruzzo è casa mia. L'Abruzzo è una terra che ti accoglie, ti strega, ed è una regione che ha una capacità straordinaria nel saperti accogliere nel momento giusto, soprattutto nei momenti di grande difficoltà, ha sempre dimostrato grande sensibilità, quindi per me tornare in Abruzzo, come faccio spesso, è come tornare veramente a casa. Il calcio vive un momento di difficoltà, ma questo non è in Abruzzo, lo vive a livello nazionale e in maniera trasversale tutta l'economia del nostro paese, come ben sapete, che vive momenti di grande difficoltà. Pescara è in continuità. Aver già avuto la possibilità di vivere tantissimi anni nella sua
capacità di difendere la sua esistenza nel mondo professionistico, credo che sia già un grandissimo successo. Certo, ci sono delle difficoltà, come giustamente hai evidenziato tu. Io credo che il mondo del calcio ha bisogno di un momento di riflessione, di riforma, di proiezione verso un futuro evolutivo, positivo, che consenta a tutti di ritrovare una maggiore sostenibilità. Ecco, Presidente, a proposito di Teramo, domanda che si dice manchi dell'indice di liquidità, che poi è stata anche una vostra battaglia contro la Lega di Serie A. Secondo lei che margini potrebbero esserci per la società biancorossa? No, questo dipende dalla valutazione della Covisoc, quindi se è un problema di liquidità, se è un problema fiscale, se ci sono altri problemi, non spetta a me fare valutazioni di questo tipo. Abbiamo una commissione di vigilanza, io mi rimetto alla loro valutazione, poi sarà il Consiglio federale nel valutare l'8 di luglio quelle che sono le condizioni delle valutazioni che appunto farà la Covisoc. Quindi non oggi dire manca un elemento rispetto ad un altro non spetta a me, io ho un altro ruolo. L'ultimissima, oggi c'è stato il sorteggio dei calendari, questa pausa lunga per il mondiale degli altri, quanto la ferisce ancora un po'? No, il mondiale non è il mondiale degli altri, il mondiale è il mondiale del calcio. Mi dispiace non aver potuto regalare agli italiani un altro momento di grande aggregazione, di grande orgoglio, di grande gioia. Sono il primo ad esserne mortificato e addolorato, però non buttiamo via tutto quello che è stato fatto fino a questo momento. Capisco l'amarezza, capisco tutto quello che si può vivere in un momento in cui manca la partecipazione ad una competizione così importante. Ci stiamo lavorando, stiamo andando avanti, c'è molto da fare, vi garantisco che c'è molto da fare, però lo faremo nelle migliori condizioni possibili per offrire ai nostri tifosi e offrire a tutti gli italiani un altro momento di grande gioia, così come abbiamo fatto nel luglio 2021. Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha spiegato come si è arrivati alla scelta di Alberto Colombo come neo allenatore. Leyan Memusha invece appende gli scarpini al chiodo e diventerà il neo tecnico della primavera. Ascoltiamo il massimo dirigente biancazzurro. Come mai Colombo? Colombo perché, come ho detto prima in conferenza, abbiamo sentito alcuni mister ed è stato quello che in qualche modo ci ha più convinti, e soprattutto è stata anche una scelta condivisa, per cui noi dal 4 di giugno eravamo già abbondantemente convinti. Le voci su Zeman quindi erano infondate? Sapete quello che penso, quindi non me lo fate ripetere ogni volta. Per quanto mi riguarda va tutto bene, io ho sempre detto che il mister è una persona che stimo molto come allenatore, ma poi ci sono dei momenti in cui bisogna staccare, se no ripetiamo sempre le stesse cose. Senta Presidente, dal punto di vista quindi societario, lei ha detto insomma le cose vanno avanti, gli accordi sono stati fatti, però non è ancora il tempo delle comunicazioni. No, non è il tempo, perché io sono abituato a fare le cose fatte bene, quando saranno ufficiali saprete tutto ufficialmente su tutto quello che avremmo concordato, e poi magari si penserà anche a quanto bene vuole il Presidente a questa squadra. Senta, invece sul fronte dell'allestimento dell'organico mi ha colpito molto questo aspetto, cioè cercare di più possibile sostanzialmente togliere i contratti attuali. Comunque c'è bisogno di dare una rinfrescata un po' anche al parco giocatori? No, non c'è bisogno, c'è la volontà di cercare di rinnovare il più possibile, anche se noi, detto sinceramente, abbiamo veramente ancora 2-3 giocatori che sono qui da più tempo, il resto sono quasi tutti nuovi, per cui c'è poco lavoro da fare, quindi credo che quest'anno sia l'anno zero, perché abbiamo sfoltito molto la rosa, ci siamo tolti dei costi importanti e quindi si può ragionare in questo momento da società che deve fare una Lega Pro. L'ultima, Memusciai non sarà più un giocatore del Pescara, perché lei lo ha annunciato, di fatto sarà il nuovo allenatore della primavera. Sì, sarà il nuovo allenatore della primavera, ho parlato con Leidian una settimana fa, abbiamo concordato che forse è il caso di
di finire lui ha questa volontà di allenare, e quindi anche lì cambiamo un po' tutto, quindi il primo sarà Memusciai. Cambiamo disciplina, secondo giorno di gare per quanto riguarda il campionato italiano di tennis a squadre Lady 45 in corso di svolgimento presso gli impianti del Marina di Città Sant'Angelo. Domani dalle ore 10 via alla finale che assegnerà il tricolore. Stefano Recanati. Matchball Firenze protagonista a questo campionato italiano a squadre Lady 45, siamo a Città Sant'Angelo. Enrica Giugno, come sta andando? Beh, direi bene, molto bene. Ieri abbiamo vinto 3-0, ho giocato due bei singolari, oggi è cominciata bene con la nostra numero uno che non lascia scampo alle sue avversarie e niente, direi super positivo al momento. Siete già proiettati alla finale di domani? E ci speriamo, sì, certo. Cosa significa continuare a giocare a questa età e se può essere da sprono per i ragazzi soprattutto che iniziano a praticare questo sport? Beh, intanto lo fai con uno spirito ovviamente diverso. Per noi che siamo state giocatrici da giovani, comunque poi quando entriamo in campo abbiamo sempre voglia di vincere, di lottare, e questo forse dovrebbe essere di insegnamento anche a tante ragazzine giovani. E poi ti diverti, vai in posti nuovi, conosci persone, però insomma diciamo che lo spirito è molto più goliardico, ecco, diciamo così. Poi quando si è in campo si lotta. Faccio una domanda anche sul movimento del tennis a livello nazionale. I maschietti sono in ripresa, le femminucce come la vede? Toccherà a noi, no scherzo. Vabbè, abbiamo avuto nel passato grandi giocatrici, adesso sì, è vero, il maschile è molto meglio, però arriveranno le ragazze giovani sicuro. Torneo bello, molto impegnativo, io considerando che sono over 50 gioco in una categoria di ragazzine, quindi sì, molto impegnativo però molto bello, tutti incontri competitivi. Come sta andando? Ebbene, ieri abbiamo vinto 2-1, oggi la mia compagna di squadra sta vincendo, dopo devo entrare in campo io e cerchiamo di accedere alla finale di domani, speriamo. Tra le tenniste più rappresentative di questo torneo ce n'è un'altra, Padula, che anche lei fortissima, ecco, come vi state trovando e come ve la giocate in campo anche? Beh, noi siamo state compagne di squadra per 4 anni, io ho giocato con lei a Firenze, poi per problemi diversi ci siamo dovute dividere e lei è in uno stato di forma strepitosa, secondo me in questo momento è molto molto forte. Chiudiamo, vi sentite anche come, non so, una macchina per spingere i giovani a avvicinarsi a questo sport o comunque a non abbandonarlo? Assolutamente sì, se potessero vivere quello che stiamo vivendo noi adesso, allora tanti inizierebbero a giocare, perché è una soddisfazione, ti metti in gioco, comunque dai sempre il massimo e non molli, questo è l'importante. E c'è la Padula che mi fa la lingua lì dietro, vorrei, sì. Al Tennis Club di Roseto in campo le Final Four Lady 70, in questo fine settimana la squadra rosetana affronta Torino, Lecco e Palermo, vediamo. Weekend di sport al Tennis Club di Roseto, in scena infatti il campionato nazionale a squadre Lady 70. A contendersi il titolo di campione d'Italia saranno le squadre del Tennis Club di Roseto e dei circoli tennis di Torino, Lecco e Palermo. Tabellone a gironi dove ogni squadra dovrà incontrare le altre due per un totale di 18 incontri, 12 singolari e 6 doppi. Nella squadra di casa militano Liliana Toscani, che per l'occasione ha il ruolo di capitano, Adriana Federici e Nadea Belluzzi. Roseto ieri ha affrontato Palermo, è il CT Palermo, un circolo importante che ha delle tesserate addirittura che provengono dalla Liguria e dal Piemonte, che quindi non sono, e poi c'è proprio una palermitana. E ha perso questo primo incontro 2-1, speriamo che oggi si possa rifare, possa acquisire una vittoria, in questo momento stanno giocando contro il CT Lecco. Sì, diciamo che Roseto non è la favorita perché c'è Torino che diciamo che è la super favorita, però le atlete di casa si stanno distinguendo abbastanza, si stanno difendendo bene, diciamo, dai. Hanno la prova lampante che a 70 anni sembrano dei ragazzi, giocano come dei ragazzi, quindi il tennis allunga la vita. Ecco, è un'estate che poi non finisce con questo torneo, già c'è stato un prologo a marzo, un grande prologo a marzo, e poi che cosa ci sarà? Assolutamente sì, ma diciamo dal 2 al 17 luglio abbiamo il torneo open aperto, quindi dalla quarta categoria alla prima categoria, quindi speriamo che arrivino numerosi.
atleti. Manifestazione che certifica quanto il tennis femminile a tutte le età richiami l'attenzione e l'interesse di atlete disposte a mettersi in gioco sulla terra rossa rosetana. Sono tantissime le donne che giocano a tennis anche in età avanzata e questa manifestazione lo dimostra perché sono donne che provengono da ogni parte d'Italia. In particolare in questo circolo il movimento femminile è molto nutrito, quindi ci sono donne che giocano, si organizzano per tornei all'interno del circolo, quindi non federali, sociali, e poi c'è la parte ludica, ricreativa che è aggregante. Un grave lutto ha colpito la famiglia Pallante, la scomparsa improvvisa e prematura di Vincenzo Pallante, fratello dell'assessore della Regione Molise Quintino Pallante e cugino del nostro editore che porta quello stesso nome, Quintino Pallante. Vincenzo, 59 anni, imprenditore di successo, persona stimata e ben voluta da tutti, è stato stroncato da un infarto mentre era al lavoro sul cantiere edile di Avezzano. I funerali avranno luogo lunedì mattina nella chiesa di Santa Maria a Frosolone, il suo paese natio. La notizia della scomparsa di Vincenzo Pallante ha causato grande sgomento e commozione tra le tantissime persone che lo conoscevano e ne stimavano le doti umane e professionali. La nostra redazione tutta si stringe al dolore che ha colpito la famiglia Pallante. Ed è tutto per questa edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono consultabili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul rinnovato sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buona serata.